impegno sarà quello della divisa estiva, vedremo come si potrà affrontare, insomma non è di facile soluzione, comunque vedremo anche poter impegnarci anche in questa direzione. Che cosa? Allora, intanto questo, scuola, noi quello che vi devo dire è che noi se non tanti anni fa, diversi anni fa, non avessimo fatto la scelta di iniziare ad insegnare lo strumento a titolo gratuito, probabilmente non saremmo riusciti a questi risultati, perché chiaramente vedete la maggior parte della filarmonica sono i giovani, insomma, e loro vengono dalla scuola di musica. Credo che a questo punto si è fatta una scelta, il consiglio ha fatto una scelta, ma è stata la scelta vincente, perché come vedete insomma abbiamo portato i nostri ragazzi a suonare e a portarli a fare servizi, a fare concerti, a fare tutte le nostre cose programmate durante tutto l'anno. E questo grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, grazie all'impegno anche della Fondazione Raimondo Ciampi, che in questo ci ha aiutato moltissimo, perché credo che senza di loro, senza della Fondazione, probabilmente senza l'amministrazione comunale, non avremmo raggiunto questi livelli, perché le spese sapete che sono completamente a titolo gratuito. Questi ragazzi si sono formati negli anni e questo grazie ai nostri insegnanti, quindi vorrei citarli, c'è il Vignoli Simone, pervenuti. Io credo che sia giusto adesso che fossi due cose, insomma, penso che sia giusto insomma, nei confronti della filarmonica. Chiaramente quando uno si trova in un ambiente come questo si sente davvero a casa. E l'amministrazione comunale di Signa è davvero orgogliosa di quanto viene fatto da questa antica, importante associazione. Tra l'altro, lo ripeto sempre, è tra le pochissime associazioni della Toscana a godere del riconoscimento di associazione fondamentale per quanto riguarda le finalità centrali dello sviluppo. È una delle poche che ha questo. Ma oggi è un momento particolare, un momento strano, un momento in cui la musica è stata colpita. Voglio ricordare che in mezzo a tutti i lutti che ci accompagnano è sparito nel Mar Nero uno dei più grandi cori esistenti, il coro dell'Armata Rossa. Sentire che possono passare le persone, possono passare anche i musicanti, ma la musica continua, la musica resta forte, resta come elemento che unisce e assegna, senza tante pretese, possiamo dire che la musica è veramente amata, grazie a tanti appassionati. Ci sono gruppi musicali di vario tipo, ci sono dei cori ben organizzati, ma c'è sopra ogni altra associazione la Giuseppe Verdi. La Giuseppe Verdi che porta avanti con forza, con determinazione, con perseveranza, un progetto bello, un progetto di arte, un progetto di vita, un progetto che riesce in valori importantissimi, che poi sono valori in cui tutti noi
ci riconosciamo, riesce a tenere insieme più generazioni, più luoghi, più idee. Concludo subito con una frase semplice. Alla fine ciò che salverà il mondo sarà proprio la bellezza, sarà l'arte. Non saranno grandi ideologie, non saranno ragionamenti strani, non sarà l'economia. L'arte, la bellezza, la voglia di fare, la voglia di essere insieme, la voglia di vivere e di vivere insieme certe emozioni, penso sia un elemento importante. E mi preme concludere con un ringraziamento forte anche da parte dell'amministrazione comunale di Signa alla famiglia Allegri, che sempre ha tenuto di conto di questo nostro grande e importante valore. Qui siamo a Villa Castellini, in uno dei cuori, e quando parlo di cuore davvero, della Toscana stessa, la villa di Leopoldo Cattani Cavalcanti, la villa di Giovanni Maia, quello che ha fondato l'ospedale Maia, era il proprietario di Villa Castelletti, del Conte Croff, dei Cabrini, e adesso degli Allegri. È sempre stato un luogo importante che ha segnato e che continua a segnare un punto che ogni anno ci porta a essere come intera comunità signese, e io parlo a nome del sindaco Alberto Pisterini, ma anche di tutta l'amministrazione comunale qui presente, con l'assessore Mariella Fossi, il vice sindaco Sara Ambra e diversi consiglieri comunali, che sono qui, ve lo dico, non per obbligo, ma per piacere, perché la banda si ascolta per piacere. Insieme a voi si sta per piacere, perché è bello stare qui, è bello vedere i nostri giovani, è bello vedere i nostri musicanti, è bello vedere tutte le nostre generazioni che insieme vogliono vivere questo momento bello per Signa. Però Paolo Mosca è già arrivato. E allora, intanto devo ringraziare anche i genitori della Filarmonica, Giuseppe Verdi Insigna, degli allievi della Filarmonica, perché sono, ormai sono abituati, ti chiediamo sempre qualche cosa, ti chiediamo sempre dei sacrifici, però loro lo fanno molto volentieri e credo che la soddisfazione di vedere i propri figli che fanno parte di un complesso come il nostro sia di gran valore. Grazie ai genitori. Un saluto anche di Roberto, che
stato, insomma, diciamo così. Però vabbè, insomma, lui ci teneva a salutarvi, quindi vi porto il suo saluto. Io vi ringrazio anche tutti voi, che nel corso degli anni siete sempre più numerosi e questo appuntamento, insomma, noi ci teniamo molto a questo appuntamento, i ragazzi lo sentono in modo particolare, quindi davvero grazie a tutti voi che siete presenti. E alla fine credo che qualcuno venga anche apposta di questi ragazzi, comunque ci sarà il rinfresco offerto dalla pasticceria Oliviero, che ci premeva, ci prende, insomma, tutti gli anni ce lo offre, quindi noi dobbiamo fare anche la dovuta pubblicità. Ecco, dicevo, queste realtà signesi che vi dicevo prima, che ci hanno aiutato, poi verranno, chiaramente troveremo il modo di poterle ringraziare in qualche modo, con una brochure, personalmente, ma insomma le ringrazieremo perché veramente sono stati tanti e veramente ci hanno dato una mano. Allora, ragazzi, prima di andar via voi, veramente dobbiamo fare la foto, quindi ci tengo che sia fatta in modo tale che poi la terremo come ricordo. Vedremo di disporci nel modo giusto, ma cerchiamo di farci vedere tutti e alla fine eventualmente gli allievi che sono presenti, se vogliono venire anche insieme a noi, eventualmente ci facciamo la foto insieme, perché ormai sono diventati anche tanti, sono diversi gli allievi, quindi credo che sia giusto che anche loro abbiano il momento di momento insieme a noi. Vabbè, grazie di nuovo. La Filarmonica debba anche fare un grosso applauso e un grazie al presidente della Filarmonica che thank you.
Grazie.